Dopo i facoltosi russi ecco spuntare il magnate americano. In attesa di scoprire le prossime mosse di Yun Gong Lee e se davvero il fondo Elliott assumerà il controllo delle operazioni del Milan, il Corriere dello Sport fa il nome di un imprenditore americano che avrebbe già chiesto informazioni sul club rossonero e avrebbe dimostrato interesse a diventare il nuovo azionista di maggioranza del club di Via Aldo Rossi. Il nome che fa il quotidiano romano è quello di Steven M. Ross, proprietario dei Miami Dolphins, uomo d'affari che ha il suo business principale nel ramo immobiliare e con un patrimonio stimato di 7,4 miliardi di dollari. Ross, che è colui che qualche anno fa ha creato l'International Champions Cup, il mega torneo estivo che ha coinvolto i principali top club europei con tournée negli States, in Cina e a Singapore, è attratto dal calcio e sarebbe fra i grandi sostenitori della Superlega. Secondo il Corriere dello Sport, Ross, che ha costruito le sue fortune in campo immobiliare, sarebbe interessato a gestire il club e costruire anche uno stadio nuovo di zecca. Il Corriere dello Sport si affretta a dire che si tratta solamente di una manifestazione di interesse e che da qui alla nascita di una vera trattativa ce ne passa, magari come nel caso di Usmanov e Ribolovlev, nelle prossime ore arriverà la più classica delle smentite, ma di certo c'è che se Elliott diventerà davvero proprietario del Milan lo metterà in vendita e lo cederà in un'asta che possa garantire al Milan un compratore solido e serio. Video Gattuso, guai societari? Al Milan gli stipendi arrivano in anticipo, è una macchina perfetta.